Lorenzo. Eh sì, visto che siamo in un ambiente un po' chimico, Toxygen con gli Orb. Effetto notte. Per i vostri SMS 348 7300 200. Da Orb Livion, gli Orb con Toxygen. Un po' tossica la situazione anche dei farmaci, non soltanto perché, come abbiamo sentito dall'introduzione di Le vie dei farmaci, il documentario di Michele Mellara e Alessandro Rossi, appunto farmacon in greco è anche il veleno, è ciò che in piccole dosi ovviamente guarisce, ma che con una diversa quantità potrebbe essere fatale. La cosa che ci interessa è anche capire quanto il documentario di Michele D'Alessandro, Le vie dei farmaci, possa vivere, perché ha innanzitutto già più di 2 anni di vita, 2 anni tra l'altro costellati di premi e riconoscimenti al documentario, ma anche con una distribuzione che ha fatto varcare a questo documentario davvero non soltanto i nostri confini nazionali ma anche quelli continentali, arrivando a Stati Uniti, Australia. Da settembre è in DVD, quindi è assolutamente fruibile e reperibile, però mi stupisce anche lo scavalcare i confini, perché significa che non esiste un analogo a ciò che avete fatto in tutto il mondo. Quello che avete prodotto, Michele, è una risorsa per comprendere meglio questo fenomeno a titolo planetario. Devo dire che è abbastanza raro, succede qualche volta, però è abbastanza raro che un documentario italiano abbia la possibilità di essere programmato in oltre 20 paesi del mondo, dall'Europa a, come ricordavi più, gli Stati Uniti, Australia, Taiwan, eccetera, insomma in tutto il mondo. Forse un po' è il taglio del documentario, che è un documentario che non cerca di essere pietistico, ma come dicevo prima, di affrontare proprio il nodo del problema politico, macroeconomico, che sta dietro al problema dell'accesso ai farmaci. E un altro probabilmente è dovuto al fatto anche che la lunga ricerca realizzata prima della fase produttiva del documentario, cioè prima di cominciare le riprese, in realtà ha dato i suoi frutti, nel senso che il documentario non è purtroppo, aggiungo, datato, nel senso che i temi trattati all'interno del documentario sono tuttora attualissimi. Un'ultima cosa, all'interno del DVD infatti abbiamo inserito anche un extra che ci è stato dato dai responsabili di Medici Senza Frontiere, un extra di 10 minuti che nel quale si dà un piccolo aggiornamento sul problema dell'accesso ai farmaci, però la sostanza è identica a 3 anni fa. Sono dei piccoli dettagli, ma i macro problemi rimangono purtroppo identici. Ecco, ma Michele, il macro problema, diciamocelo proprio così, fuori dai denti, è che oggi come oggi c'è una grande parte del mondo in cui molta gente muore di malattie anche estremamente banali, giusto? Sì, cioè uno dei macro problemi è questo, nel senso che purtroppo le multinazionali del farmaco sono delle multinazionali, quindi la loro prima missione è quella di fare profitto. All'interno del documentario lo diciamo con estrema chiarezza, citando il frutto del lavoro di una commissione parlamentare inglese nel 2004, che ha analizzato l'influenza delle multinazionali sul sistema sanitario britannico, arrivando a una conclusione abbastanza agghiacciante, in due parole dicendo che le multinazionali del farmaco influenzano a tutti i livelli la sanità pubblica inglese, cioè nella prescrizione dei farmaci e nella determinazione dei costi dei farmaci e nella medicalizzazione eccessiva dei pazienti, che per troppo tempo e con troppo ottimismo il Parlamento britannico aveva creduto che le multinazionali del farmaco lavorassero in funzione dei cittadini e non del profitto. Questo per dire che è un problema, come ricordavate giustamente prima, non solo italiano, è un problema trasversale internazionale, ed è un problema proprio che tocca tante corde, tanti livelli. Uno è quello della ricerca, cioè la ricerca viene fatta principalmente laddove puoi creare profitto, nel senso che la ricerca, per esempio, molto più spesso lo vediamo tutti anche negli ultimi anni, la cellulite per esempio viene trattata, sembra essere trattata dal mainstream come una malattia da parte di alcune multinazionali dei farmaci. Pazzesco. O una grande ricerca è da parte delle multinazionali dei farmaci è riversata sui prodotti di cura femminile, cioè le creme di bellezza,
eccetera e quant'altro, mentre invece negli ultimi 20 anni si è ricercato pochissimo per quanto concerne le malattie tropicali. Per esempio, se dovete curarvi la dengue, una malattia che viene trasmessa attraverso la zanzara, avete molte difficoltà a curarla perché non avete i farmaci per curarlo, sono molto pochi. E lo stesso vale per altre malattie che per esempio in Europa sono state debellate, basta che pensiamo alla malaria, basta che pensiamo al delta del Po in Italia, altrove invece sono dei problemi molto grossi. Davvero. Allora, ultima cosa, il documentario non traccia una linea di confine in cui ci sono i buoni e i cattivi, la materia è complessa, le multinazionali farmaceutiche hanno anche, come dire, un ruolo sotto un certo aspetto, si potrebbe anche positivo, però mette in luce il potere delle multinazionali farmaceutiche e la complessità del problema dell'accesso ai farmaci, che in parte potrebbe essere risolto se governi e opinione pubblica fossero più presenti. Assolutamente, grazie Michele, grazie davvero. Io ricordo nel frattempo che avete anche girato un altro documentario, La febbre del fare, Bologna 1945-1980, avremo modo magari di parlarne. Io intanto ricordo che il vostro Le vie dei farmaci verrà proiettato oggi, sabato 27 alle 18:30 a Torino, alla libreria Feltrinelli, invece il 2 dicembre raggiungerà Roma alla Brancaleone alle 21:30. Grazie Michele Mellara e salutaci anche Alessandro Rossi, il tuo compagno di riprese e di attività documentaristica, ringraziandoti anche della tua partecipazione e del contributo che hai dato raccontandoci il vostro documentario. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie Michele, buonanotte. Buonanotte.